Eccoci qua, buonasera, benvenuti nella sala conferenze della Biblioteca delle Oblate. Siamo qua in questo luogo che esprime cultura per raccontare una storia che è quella dei 55 anni della vita ecclesiale della Chiesa fiorentina, raccontata da Franco Mariani in questo libro. Tutto vede, niente dice, sempre sorride, aneddoti e curiosità, ricordi dei segretari dei cardinali arcivescovi fiorentini. La cosa particolare di questo libro è che nessuno fino ad oggi aveva mai scritto un libro su un segretario di un vescovo, tantomeno di un cardinale. Con questo testo si sono intervistati gli 8 segretari, ancora viventi degli ultimi 5 cardinali, da Monsignor Emerito Flori all'attuale Monsignor Giuseppe Bettori, ripercorrendo dunque questi 55 anni di storia ecclesiale fiorentina. Tra di loro c'è anche il cardinale Giovan Battista Re, Monsignor Italo Taddei, entrambi segretari del cardinale Benelli, e Monsignor Angelo Scepacerca, segretario storico di Antonelli, gli unici non appartenenti al clero fiorentino. La prefazione, tra l'altro, è del cardinale Angelo Comastri, toscano, nato in Maremma, è stato arcivescovo di Massa Marittima. Chi ha frequentato un po' come me gli ambienti dell'Opera per la Gioventù, Giorgio Lapina, se lo ricorda ovviamente in tantissime lezioni che teneva durante i campi estivi. E poi sul libro è intervenuto anche il cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione Vaticana per il Clero, che nella quarta di copertina, di solito magari prima di leggere un libro la quarta di copertina dà un po' l'idea, no? Spiega secondo me un dato molto interessante, cioè dice: questo non è un libro di segreti o di pettegolezzi. Spesso all'opinione pubblica e ai media hanno consegnato, penso diciamo così alla figura un po' più nota a livello ecclesiale, sapendo diciamo così occupandoci dei pontefici, a padre Georg, che da segretario di Ratzinger era stato consegnato un po' all'opinione pubblica sui media, non tanto per diciamo le sue doti sacerdotali, quanto diciamo più sulle sue doti estetiche. Quindi non è questo un libro di segreti o di pettegolezzi, è un libro che se lo leggete racconta la storia, cioè racconta la storia attraverso gli impegni quotidiani dei cardinali, tutto quello che fanno, e quindi si raccontano gli impegni sul territorio, i rapporti con le associazioni, con chi ovviamente ogni giorno fa fatica, e questo è anche molto bello. E poi soprattutto ci interroga su un dato: qual è oggi la missione di un sacerdote, quale deve essere la missione di un sacerdote nel 2019? E questo secondo me è il vero tema sul quale poi magari oggi credo discuteremo. Lo spiega molto bene proprio il cardinale Beniamino Stella nella quarta di copertina. Saluto tra coloro che sono presenti in sala, poi Franco integra ovviamente. Perdonatemi se non vi conosco tutti vis-à-vis, ma vi ho letto nel libro. Monsignor Luigi Innocenti, perché è con noi, e Sandro Gori, che è figlio di Virgilio Gori, lo storico autista dei 5 cardinali. Allora, darei subito la parola all'assessore ai rapporti con le confessioni religiose e alla biblioteca del Comune di Firenze, che è con noi, Massimo Frattini. Buonasera assessore e benvenuto. Sì, buonasera. Io da padrone di casa, essendo l'assessore alle biblioteche, ero molto indeciso se fare un intervento di tipo istituzionale o un intervento di tipo personale, perché ho molto a che fare con tutto quello che c'è scritto in questo libro. Conosco praticamente il 60%, non dico di più del 60%, no, via, ma perlomeno il 60% di quello che c'è scritto in questo libro. Il restante 40% mi ha lasciato davvero una dolcezza infinita dentro, perché io ho vissuto questi 50 anni in contatto diretto sia con i vescovi che con i segretari. Allora ho optato per la seconda soluzione, quindi il mio sarà un saluto e un intervento di tipo personale. Quindi quello istituzionale, buonasera a nome del Comune di Firenze, che ha il piacere di ospitarvi in questa location che è la Biblioteca delle Oblate. Anche perché, come ama ricordare in questi giorni l'assessore, è un assessore a scadenza, come lo yogurt a 30 giorni, quindi il saluto è breve. Il saluto è breve. Sì, però mi fa piacere, visto che ho la parola e come tutti i politici è difficile levare il microfono, mi fa davvero piacere portare anche un minimo di testimonianze personali, perché i vescovi di cui si parla il libro li ho conosciuti tutti e sono sempre stati per me un punto di riferimento umano e cristiano. Anche Floritte, che ho conosciuto da bambino, in qualche modo ho avuto a che fare anche con lui, ma poi soprattutto con tutti gli altri.
E mi sono confrontato spesso con questi vescovi, spesso condividendo percorsi, attività, momenti e a volte anche entrando in contrasto. Partendo dal mio, il mio vescovo, perdonatemi, è sempre stato Monsignor Piovanelli, perché è stato quello della mia gioventù, del mio impegno forte in Azione Cattolica. Organizzavo tutte le feste diocesane, per 20 anni ho organizzato tutte le feste diocesane in Azione Cattolica, quindi c'era Piovanelli e per me è stato davvero come un padre e avrei tanti ricordi da dire di lui. Ma quindi attraverso l'appartenenza all'Azione Cattolica, ma anche attraverso poi scambi e incontri personali, ho avuto modo di apprezzare e di essere figlio anche di questa Chiesa, oltre che di questi grandi personaggi. Allora mi va stasera di ricordare con voi alcuni aneddoti che non sono scritti nel libro, ma che sono miei aneddoti, che hanno a che fare con i segretari, che tu non conosci, perché non me li hai chiesti. E allora mi va di ricordare alcuni di questi aneddoti. Partendo da Cardinale Benelli. Cardinale Benelli è stato alla prima festa diocesana dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, 1982. L'ACR, che a Firenze è nata negli anni 70, nel 1982 decise di fare una festa aperta fuori dalle mura di una parrocchia e si decise di andare al Prato del Quercione. Il Prato del Quercione, allora non eravamo molto attrezzati, si scelse il Prato del Quercione, dice, perché c'è la quercia, peccato che tutto il resto del prato era tutto il sole. Allora il vescovo venne, eravamo nel maggio dell'82 e siccome non avevamo pensato a una tenda, a qualcosa, si mise al sole, 2 ore e mezza al sole, e su una sedia, e gli si fece vedere tutto quello che si era preparato, perché che vuoi? Era per noi una cosa enorme, per la prima volta far vedere il vescovo lì. E praticamente dopo 2 ore e mezzo questo povero uomo aveva fatto una sauna micidiale. Il segretario di allora mi assalì, cioè, che era Taddei, cioè ci disse peste e corna, cioè il vescovo non ci disse nulla, ma il segretario ci fece un'accusa violenta, di modo che fra noi si scherzava sempre, ha visto che ha preso in giro. Cosa successe? 3 mesi dopo Benelli morì. E allora ci dettero la colpa, dice, gli avete fatto prendere l'isolazione voi, no? E allora si ritornò da Monsignor Taddei e insomma la cosa finì lì, ma era un po' in Azione Cattolica, questa cosa è circolata per molti anni, no? Si è fatto morire il vescovo. E questo è uno dei primi aneddoti. Un altro aneddoto che mi fa piacere ricordare era il maggio del 98, dove Don Luigi, che è qui presente, fece a me e alla mia famiglia un grande regalo. Ci combinò un'ora intera di udienza privata con il Cardinale Piovanelli, con la mia famiglia. Perché? Perché io quell'anno, io ho 3 figli, quell'anno mi capitò di avere il battesimo della piccina, la cresima di quello grande e la comunione di quello di Elone, per cui tutti e 3 i sacramenti nello stesso anno, che era il 1998. E Don Luigi ci fece questo dono di riservarci un'ora intera in cui con la mia famiglia avevamo questo onore di stare un'ora intera insieme a Monsignor Piovanelli. Ci si fece una foto e mi ricordo che pochi mesi prima di morire io gliel'ho ridata a Monsignor Piovanelli e che lui la portò a casa e so che l'ha messa in un libro, ma non so il quale, ma insomma è davvero un ricordo prezioso per me. Un altro ricordo bellissimo è febbraio 2006, passa la fiaccola olimpica da Firenze, io ero nel comitato direttivo del CONI e il vescovo scrisse una lettera agli sportivi di Firenze, era Antonelli il vescovo. Il vescovo Antonelli scrisse una bellissima lettera parlando del valore dello sport e facendo una similitudine bellissima di come la vita di fede, ma la vita anche normale, fosse come il giro di pista. Il giro di pista che è la più bella delle discipline sportive e quindi, ma proprio con una appropriatezza di linguaggio, perché lui si occupa di sport, è bellissima storia. Io rimasi talmente colpito che ho preso questa lettera, l'originale con la firma di Antonelli, l'ho rubata e l'ho appesa a casa mia, cioè davanti alla mia scrivania a casa ce l'ho, perché è davvero una similitudine bellissima, salvo che poi scoprì che non l'aveva scritto il vescovo,
aveva scritto il segretario, che era Monsignor Lombardi. E perché l'aveva scritta Monsignor Lombardi? Perché prima di farsi prete faceva atletica leggera e per l'appunto faceva i 400 metri. E allora lui sapeva perfettamente cosa stava scrivendo, e quindi anche questo è, una, è un ricordo davvero un po' così. Ma potrei raccontare tante cose dei segretari, a partire da Monsignor Corti. Monsignor Corti, non so se sapete, Monsignor Corti quando era segretario era assistente diocesano dell'Azione Cattolica. E io, essendo dell'Azione Cattolica, ma degli adulti di tutto, cioè l'assistente generale, no? E in Azione Cattolica lo chiamavamo Monsignor Pazienza. Perché, ma ancora questo soprannome se l'è portato dietro a Borgo San Lorenzo, se l'ha ritrovato qui quando è ritornato. Se lo chiamate Monsignor Pazienza, lui vi risponde. Perché Monsignor Pazienza? Perché ci vuole pazienza a stare a fare il segretario del Vescovo. No, non era quello il significato, perché all'epoca fu arrestato il faccendiere di Licio Gelli, che si chiamava Pazienza di cognome, ve lo ricordate? E allora Monsignor Pazienza, perché era un grande faccendiere, come... E questo è stato davvero affettuosamente così. E poi niente, altre due notazioni brevi brevi. Ho avuto l'onore di avere di essere stato a un campo nazionale dove uno di questi segretari, Don Leonardo Altobelli, mi confidò in grande segreto che avrebbe voluto farsi prete. E io stetti una nottata intera a cercare di dissuaderlo, perché secondo me lui non era adatto, a tutti meno che te, gli dissi, no? Perché era una cosa per me davvero impensabile che Leonardo Altobelli, così come l'avevo conosciuto io, potesse diventare sacerdote. E lui se lo ricorda ancora di questo fatto, lui non solo è diventato sacerdote, ma quando è diventato segretario del Vescovo gli ho detto mamma mia in che mani, no? Perché è una cosa... E anche questa è stata davvero un siparietto divertente. E l'ultimo, e con questo chiudo davvero, l'ultimo ricordo personale che ho di un segretario del Vescovo, ce ne avrei tanti, mi sono scritto questi ma potrei davvero andare avanti per delle ore. L'altra cosa che mi ha colpito molto è stato Don Luigi, che è qui presente. L'avevo scritto e quindi non sapevo che tu c'eri, quindi potevo... Don Luigi, che appena diventato prete lo mandarono a un campo scuola, cioè lui non aveva mai fatto vita di parrocchia da prete, voglio dire, no? Lo mandarono al campo scuola di bambini e io non lo sapevo che lui aveva tutto un passato, eccetera, ma era stata una vocazione adulta quella di Don Luigi. E quindi mi confidò, mi ricordo ancora dove, c'era un campo di calcio al sole e lì mi confidò che il vescovo gli aveva chiesto di fare il segretario e lui sapeva perfettamente che il vescovo era partito per la Francia, mi pare, quando sarebbe tornato dalla Francia lui sarebbe andato a fare il segretario. E mi ricordo la grande trepidazione di Don Luigi, che noi in quel campo scuola pregammo anche per lui, quindi è stata il primo passaggio pastorale che ha fatto, le prime messe che ha fatto Don Luigi, io c'ero, quindi, e poi niente, ci siamo rincontrati successivamente, eccetera. Quindi niente, che dire, io ringrazio Franco di questo bel libro, perché per me è stato davvero commovente, cioè ho ritrovato queste persone che hanno inciso molto nella mia vita e per me era davvero, ci voleva, e ti ringrazio davvero per questo libro e lo custodirò come le cose preziose. Grazie. Grazie all'assessore del Porto delle Confessioni Religiose della Biblioteca del Comune di Firenze, Massimo Frattini. Anche gli aneddoti che ci ha raccontato stasera li custodiamo ovviamente con grande attenzione, perché rappresentano quello che dicevamo prima, cioè nel libro c'è molta vita in questo senso della comunità ecclesiale fiorentina. Intanto ringraziamo anche il sindaco di Caprae al Limite, Alessandro Giunti, parente di Monsignor Italo Taddei, insieme al giornalista e scrittore Edoardo Antonini che ci hanno raggiunto. Grazie per essere con noi, e per un saluto chiamerei qua il vicario generale dell'Arcidiocesi di Firenze, Monsignor Andrea Bellandi. Anch'io lo ringrazio intanto anche per me qui, innanzitutto i vescovi sono vescovi che hanno accompagnato un po' tutta la mia vita, da Florite, da cui ho ricevuto la cresima, il signor Benelli mi ha accolto in seminario,
signor Piovanelli mi ha ordinato sacerdote, Antonelli mi ha nominato preside della facoltà e Vettori mi ha chiesto di condividere la partenza di Monsignor Marinago, insomma, di prendere posto di vicario generale. Quindi sono comunque figure ovviamente per me significative per la mia vita. E i segretari, tranne quelli di Monsignor Benelli, gli altri sono tutti sacerdoti che conosco bene, con cui ho condiviso e condivido anche un cammino ministeriale di fede, quindi mi fa molto piacere anche che vengano ricordati, perché come giustamente e opportunamente ha scritto Franco, ha citato una frase di Papa Francesco come esergo: il bene si compie ed è efficace soprattutto quando è fatto senza cercare ricompensa nelle concrete situazioni della vita quotidiana. Anche il compito di vicario, ma forse ancor più quello di segretario, è un compito che si svolge nel silenzio, senza riconoscimenti, anche portando dei pesi non indifferenti. Quindi riconoscere, diciamo così, la funzione e anche il bene che queste persone hanno portato a tutta la Chiesa fiorentina servendo i vari arcivescovi, direi per rendere un onore che di cui forse appunto c'era bisogno, di cui non ci ricordiamo spesso. Semplicemente ecco una menzione, ma penso altri lo faranno, tutte queste persone, ecco, un caro ricordo per me anche prima come seminarista, poi come giovane prete, poi come prete un po' più anzianotto, ma grande Virgilio, perché era la persona che anche noi seminaristi, forse era la prima persona che conoscevamo prima ancora del vescovo, insomma, perché appena arrivavamo in curia c'era spesso il suo volto sorridente, sempre capace di un sorriso, sempre capace di un saluto, e quindi è una giusta scelta quella di Franco di avere anche inserito il nome di Virgilio all'interno di questo libro, che è un libro che si legge molto volentieri, prezioso, e per cui siamo grati di questa fatica. Io volevo fare una domanda al Monsignor Bellanti. Se, perché l'attuale arcivescovo ha una particolarità che molti colleghi non hanno evidenziato, che è quella di riscoprire le figure e le pagine passate della storia della Chiesa fiorentina, diciamo da un pochino prima al Concilio, cioè dalla costa ai giorni nostri. Ecco, non so se ne avete mai avuto modo di parlare, se lui ha fatto una riflessione su questa sua particolarità, se no ve la faccio io a dicembre quando facciamo l'incontro dei giornalisti. Probabilmente una tua domanda lo obbligherà a rispondere più dettagliatamente. Io credo che lui ha il senso profondo della continuità e quindi della Chiesa che nel tempo è chiamata a rinnovarsi e anche a diciamo valorizzare le varie specificità, i vari doni che le persone che la servono possono portare, però sempre dentro la coscienza appunto di una continuità che per la Chiesa è fondamentale, una santa cattolica apostolica, quindi c'è una linea che... E lui comunque tiene sul tavolo l'immagine del Cardinale Dalla Costa come punto di richiamo quotidiano. Grazie. Grazie, signora Andrea Bellanti. Allora, magari vi potete domandare ma chi è Franco Mariani? Allora, noi ci conosciamo da un po' di anni, vero Franco? Perché abbiamo condiviso insieme un pezzo di collaborazione in radio. La morte di Giovanni Paolo II. La morte di Giovanni Paolo II alla radio, iniziamo con la collaborazione, poi mi aiutavi a raccontare quello che stava accadendo. Quindi ha iniziato a scrivere a 14 anni, tanta carta stampata, televisione, radio, uffici stampa, sei stato segretario nazionale e regionale dei giornalisti, uffici stampa della Federazione Nazionale della Stampa, presidente nazionale dei garanti dell'Unione Cattolica Stampa Generale della CEI,
oltre che segretario regionale, hai scritto molti libri sulla storia di Firenze, ti sei da sempre impegnato sul tema dell'alluvione, anche non soltanto diciamo come ricerca storico culturale, ma anche proprio dal punto di vista dell'associazionismo. Ti sei impegnato anche per lo Zecchino d'Oro, per meriti professionali sei stato nominato Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dal 2012. Adesso scegli di scrivere questo libro, Tutto vede, niente dice, sempre sorride. Il titolo ci dà il profilo, intanto per iniziare, il titolo un po' racconta il profilo. Allora, io ho sempre voluto raccontare la storia della chiesa della mia diocesi. L'ho fatto assumendomi un peso non indifferente quando era ancora, diciamo, tra virgolette, un adolescente, perché ho scritto la prima biografia, la prima e unica ad oggi, biografia sul cardinale Emerigildo Floritti, che per me è stato veramente un vescovo e un padre, anche se io ero adolescente. Io ho avuto la fortuna di poterlo incontrare più volte quando era in Viagino Capponi, tant'è vero che una volta, e qui parlo per gli addetti ai lavori tipo Monsignor Innocenti, gli allora seminaristi Paolo Scioni e Bucalossi, Moreno Bucalossi, mi scrissero una falsa lettera firmandosi Cardinal Floritte, perché appunto da quei buoni e sagaci toscani che sono questi due soggetti, appunto sapevano di questo mio particolare e mi presero in giro con questa lettera falsa. Ma appunto dicevo, non è stata un'impresa facile, perché Floritte ha vissuto in un momento della vita della Chiesa, non solo fiorentina ma universale, molto particolare, perché siamo nel pieno della riforma del Concilio Vaticano II. E ho sempre avuto modo a che fare con i segretari. Per me il segretario storico è e rimane Monsignor Paolo Ristori, che forse meglio di tutti ha incarnato perlomeno quello status che, o quell'immaginario che uno ha del segretario. Il segretario chi è? E lo dice il titolo del libro, uno che tutto vede, poco dice e sempre sorride, perché bisogna sempre sorridere. E forse ecco, gli Ristori ha anche un po' tra virgolette messo un muro di distacco, ma che era tipico dell'età, dell'epoca, tra il cardinale e i fedeli, perché c'era ancora un certo ritualismo che veniva da prima della riforma del concilio. Cioè, prima i cardinali, prima della riforma del concilio, dovevano avere un certo apparato, specialmente se erano a Roma, dovevano avere il maggiordomo, dovevano avere il trono dove ricevevano, infatti l'arcivescovado c'è la sala del trono, e quindi anche un certo distacco, almeno così formale, poi nell'intimo non c'era sicuramente, ma così di apparenza. Le cose poi sono cambiate con quei pochi anni che il cardinale Benelli è stato tra noi, con dei segretari che, per esempio, io Monsignor Italo me lo ricordo sì e no, perché non è che lo frequentassi più di tanto. Diverso la faccenda con i segretari che si sono succeduti. E, però è particolare perché? Perché al di là di quello che deve fare un segretario, e lo dice bene Monsignor Luigi Innocenti nell'intervista che mi ha rilasciato a Luigino, come lo chiamava con affetto il cardinale Piovanelli, come l'ha chiamato fino all'ultimo, fino a proprio a pochi istanti prima di morire, dice: io sono grato al cardinale Piovanelli, perché per lui sono stato veramente il segretario. Il segretario chi è? Colui che custodisce i segreti della persona a cui si affianca non in compiti decisionali, anche se poi Monsignor Innocenti è stato spesso confidente e
e anche ha dato suggerimenti al cardinale su precisi argomenti, ma proprio colui che deve avere quel compito di custodire i segreti, nel senso non che ci siano cose che non vanno, ma quelle cose che la gente, una grande maggioranza della gente, non deve sapere, perché servono poi per portare avanti quello che è la missione o quello specifico caso. Ecco, su questo Monsignor Innocenti dà proprio questa bella terminologia di quello che è il segretario. Ma io ho sempre considerato, e l'ho detto a tutti questi segretari che ho intervistato, che appunto loro mi hanno guardato un po' su questo in maniera un po' discordante, e però lo riconferma poi il cardinale Beniamino nel suo commento. Io ho sempre considerato la missione del segretario come una vera e propria missione all'interno della vita sacerdotale. E qui, secondo me, lo ribadisce in un certo modo lo stesso Pevarelli, che in un'intervista che mi rilasciò nel 2013 per il Nuovo Corriere Fiorentino mi disse: ma io non mi sono mai limitato ad avere, come tutti i miei compagni, diciamo, di episcopato o del collegio cardinalizio, un sacerdote, un segretario per tutta la vita, ma ho voluto 5 segretari che hanno vissuto con me determinati periodi, rilasciandoli poi liberi, perché nessuno deve essere costretto, tra virgolette, perché poi non è una costrizione, a fare solo quello. Perché se tu, e lo dice Don Paolo Grogi in un altro passo del libro, se tu vivi questo momento in cui sei segretario di un vescovo in maniera collaborativa con tutti, e soprattutto vivendo all'interno della vita della Chiesa, ecco che non solo ti arricchisce umanamente, ma ti arricchisce anche pastoralmente, e poi lo puoi portare in quelli che sono i tuoi successivi incarichi pastorali. Infatti io a tutti ho sempre chiesto: ma quando facevi il segretario, che poi con quasi tutti ci siamo sempre dati del tu, perché ci si conosce da una vita, avevi un momento in cui tu, oltre a fare il segretario, svolgevi altre attività? Per esempio, io sapevo che Don Paolo Brogi tutte le domeniche mattine andava a celebrare messa. Ecco, ho sempre chiesto a tutti questo aspetto e tutti mi hanno sempre dato una risposta. Anche se è vero, e lo sottolinea i sacerdoti che sono stati segretari del cardinale Pevarelli, c'era nell'agenda, vero Monsignor Innocenti, un giorno alla settimana che doveva essere il giorno di riposo sia per l'arcivescovo e che di conseguenza anche per i segretari, però non c'è mai stato, perché quel giorno poi sistematicamente veniva riempito da tante cose che c'era da fare. Però ecco, quel giorno che io chiedevo se c'era era per capire se effettivamente poi c'era una tra virgolette vita ulteriore oltre l'attività di segretario. Ci sono tante cose che potrei dire, io vi invito a leggerlo, perché non solo si ricostruisce la vita della Chiesa, ma si ricostruisce anche un po' la vita sociale. Per esempio si parla del primo computer che ha fatto che è arrivato in arcivescovato, e sulla tavola di un arcivescovo, che l'ha avuto Monsignor Pevarelli. Ma anche Pevarelli è stato il primo protagonista ad avere il primo cellulare della storia. All'epoca i computer e i cellulari erano utilizzati, o meglio non utilizzati, nell'ambiente ecclesiastico anche della diocesi di Firenze. Pensate che anche oggi, in pieno terzo millennio, in Vaticano non è ammesso come documento di scrivere un'email, cioè in Vaticano bisogna usare la lettera o tutt'al più il fax. Un po' ora incomincia in certi rapporti, ma diciamo ufficialmente l'email non è considerata come un documento ufficiale. E quindi anche qui si vede
come si è evoluta la storia della vita della Chiesa, perché se Monsignor, se Cardinale Pivarelli scriveva le omelie a mano e poi le passava per esempio a Luca Gasparri, che è l'addetto di segreteria da ormai più di 25 anni, lui poi le scriveva e le portava in occasione di omelie importanti con Virgilio ai giornali, mentre il cardinale le pronunciava in Duomo. Oggigiorno l'addetto stampa del cardinale cosa fa? Nel momento in cui il cardinale, anzi addirittura ora anche con un paio di ore prima, le manda, e quindi immediatamente tutti hanno il testo dell'omelia. Tante volte io, quando il cardinale la pronuncia, la sto leggendo sul tablet. Oggi invece l'arcivescovo Betoni si scrive le mail, si scrive le lettere, si scrive i testi, si scrive i documenti, si scrive le omelie da sé, non c'è bisogno di ripassare dal segretario. Questo sembra una sciocchezza, ma in realtà ci dice come anche è l'impegno stesso dell'arcivescovo che cambia, perché è più laborioso scriversi da sé sul computer piuttosto che scrivere a penna, che uno fa molto più velocemente. Ma poi ci sono tanti anche episodi della vita normale che ci fa anche capire un po' la sensibilità dei vari personaggi. Ce ne sarebbero tanti, ma ne cito solo uno, perché al mio fianco Andrea Mignolini, che per tanti anni è stato caporedattore di Lady Radio, la Radio Viola. Allora, Monsignor Innocenti, io questo episodio lo conoscevo, però Monsignor Innocenti ricorda, vedi, una volta stavamo passeggiando in macchina per una strada e io guidavo, il cardinale si guardava a destra e a sinistra, a un certo punto ha visto su un muro Abbasso e Gobbi. E il cardinale giustamente gli disse, ma poverini, queste persone hanno già questa loro disgrazia, come si fa a volerne anche la morte? E Monsignor Innocenti disse, ma Eminenza, i Gobbi per i fiorentini sono gli juventini. Ecco. Oppure un altro episodio, sempre del cardinale Pivarelli, però con l'altro, il segretario, quello che ha preceduto Monsignor Innocenti, Don Leonardo Altobelli, perché io faccio confusione con Altobelli e Alessandro Lombardi. Il cardinale, Monsignor Innocenti ce lo può testimoniare, non diceva mai no a nessuno. Infatti uno dei compiti principali del segretario era quello di stare un po' dietro le spalle dell'arcivescovo, perché diceva sempre di sì a tutti e poi il segretario un po' doveva districarsi soprattutto nell'agenda, altrimenti poi sarebbe stato una confusione pazzesca. E un giorno c'era a Firenze un importante convegno, forse ve lo ricorderete, mondiale sull'AIDS, che si è tenuto alla Fortezza d'Abbasso. Vennero ministri di governo e presidenti di repubbliche da tutto il mondo. E ovviamente il cardinale in questo caso ci doveva essere in quanto arcivescovo della città di Firenze, ma anche come persona di riguardo, perché come sapete nel cerimoniale civile il ruolo, il rango di cardinale è uno tra i principali ranghi dell'ordine delle autorità, quindi era stato invitato. E siccome all'epoca l'AIDS era un tema scottante, la questura aveva fatto una zona rossa e da un certo orario in poi non si potevano entrare né circolare, la città era praticamente bloccata. Sono a fare una cresima in una chiesa di periferia delle campagne fiorentine e il segretario aveva detto, Eminenza, forse sarebbe stato bene se questa cresima si fosse rimandato, perché se no non riusciamo a fare in tempo ad arrivare all'appuntamento governativo. Il cardinale invece, anche su insistenza del palo, disse, anche se me la venite a celebrare a luna, però venite perché la gente si aspetta questa celebrazione con queste cresime. Quindi il cardinale andò, la celebrazione normale, sapete, una cresima dura un'ora e mezza, a seconda di quanti sono i resimati,
E poi dopo il cardinale rimase a colloquio con tutti i fedeli della parrocchia, non solo con i cresimani. E Monsignor il segretario faceva niente, bisogna andare, e lui faceva finta di nulla e continuava. La questura mandò anche una scorta di viabilità proprio per assicurare la presenza del cardinale in tempo. A un certo punto arrivò la scorta e disse: Eminenza, bisogna andare perché se no non facciamo niente. Questi gli dissero al segretario: mi raccomando, ci stia dietro e tenga il piede sull'acceleratore pigiato, non si preoccupi, perché questo fu una goduria per il segretario. Dice: io questo me lo ricordo finché campo, perché andare a una velocità. Il cardinal Piovanelli, dovete sapere, non amava tanto andare in macchina con persone non conosciute, perché non amava molto la guida estemporanea. Quindi si fidava di Virgilio, si fidava dei suoi segretari che lo hanno accompagnato in questi tanti anni di episcopato, ma vedere il segretario che va a 100-120 all'ora sulle strade di campagna l'aveva un po' scosso. Sicché gli fa: ma non possiamo andare un po' più piano? E gli fa il segretario: Eminenza, e non poteva stare a parlare di meno con i fedeli? Questi sono alcuni episodi, potrei raccontare tanti, ma siccome ci abbiamo verso le 7 e quindi poi le persone piano piano ci lasceranno, io lascio la parola agli altri oratori, proprio perché abbiamo voluto e siamo stati costretti a fare questa presentazione in questa data, perché appunto la sessione è stata per questo. In realtà perché non c'erano altre date, dai. Allora ringraziamo ancora l'assessore Tatini e salutiamo, grazie a Franco Marioni per averci veramente raccontato cosa trovate nel suo libro. Ospitiamo anche l'intervento di un collega che è stato guidato dalla redazione fiorentina di Avvenire, è stato vice direttore della Nazione, dal 2015 è direttore dell'Ufficio per le Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Firenze, Antonio Lovascio, prego. Di aneddoti ne sono stati raccontati tanti nei precedenti interventi. Io una conoscenza, diciamo, diretta con diversi cardinali e segretari. Pratica, quello che ho conosciuto meno è stato il cardinale Antonelli. Ecco, ma gli altri, cioè Florit ha tenuto a battesimo il mio arrivo a Firenze come giornalista ai tempi dell'Isolotto, nel dicembre, proprio il 4 dicembre del 1968, quando è partita la grande avventura di Avvenire, che fortunatamente prosegue e ancora si manifesta tra i giornali, diciamo, che riescono a tenere un rapporto stretto con i lettori, perché è l'unico giornale italiano che non ha perso copie in questi ultimi anni di crisi editoriale. Ecco, non posso non parlare, diciamo, del rapporto che ho avuto con il cardinal Florit e con la sua segreteria, in primis con Don Paolo Ristori. Don Paolo, che sicuramente è stato un segretario di grande personalità, e mi fa piacere che dopo l'intervista concessa alcuni anni fa per un libro, La preghiera spezzata, abbia, diciamo, contribuito con la sua testimonianza a così chiarire anche alcuni punti, ecco, dell'episcopato del cardinal Florit, che rischiano di passare così nel dimenticatoio e di essere ricordato solo per la vicenda dell'Isolotto. Vicenda dell'Isolotto che, sono convinto, il tempo contribuirà a ferita, mi pare che si sia ampiamente rimarginata, ma credo che poi il tempo farà ulteriormente giustizia e verità, perché avendo partecipato alle assemblee dell'Isolotto
della comunità di Don Mazzi, avendo seguito anche diciamo, la difficile mediazione che c'è stata in quel periodo tra alcuni, diciamo, sacerdoti di primo piano della Chiesa fiorentina, tra cui Don Bensi e il futuro Cardinal Piovanelli, ecco, io sono convinto che il tempo, diciamo, farà giustizia. E di Florin ricordiamo anche la figura... No, di Florin va ricordata soprattutto, cioè a mio avviso va ricordato il metro, siccome spesso si parla del rapporto Florin-Lapira, no? Ecco, a Florin va dato il grande merito di aver riportato alla politica attiva in Parlamento Giorgio Lapira, perché fu decisivo l'incontro in arcivescovado tra il Cardinal Florin, Lapira e Padre Reginaldo Santilli. Poi, aspetta, volevo anche ricordare nella segreteria, che non c'è nel libro, cioè Don Giuliano Mencioni, certo, che aveva un ruolo, diciamo, di secondo segretario, e poi c'era Don Alberto Petri, che faceva parte della segreteria, ma curava i rapporti con la stampa, ecco, che erano in quel momento rapporti non facili, come potete immaginare. Ecco, poi a mio avviso la testimonianza di Don Paolo Ristori serve anche così a far emergere la figura di studioso del Cardinal Florin, che durante il concilio ha dato un contributo importante coordinando il gruppo che ha elaborato la Dei Verbum, e quindi a mio avviso, diciamo, è lo studioso, l'esperto biblico che, diciamo, ha caratterizzato il documento che poi ha segnato, ecco, la grande apertura del concilio. Ecco, e a volte, diciamo, mi viene così da sorridere, no, quando si parla della grande apertura del concilio, giustamente, e invece si tende a ridimensionare il ruolo, diciamo, di chi ha contribuito insieme a Paolo VI a creare questa grande apertura, grande abbraccio al mondo e all'uomo contemporaneo. Ecco, poi un altro aspetto che voglio ricordare è il, sempre per Florin, è la messa a disposizione della stampa di Palazzo Pucci. Ecco, nel 69 il Cardinal Florin ha concesso ad Avvenire il primo piano, che poi è stato occupato fino allo scorso anno da Toscana Oggi. Ecco, e lì ha lavorato, ha operato dal 68 fino al 1982 la redazione fiorentina, che ho avuto così l'onore e il piacere di guidare. Ecco, poi, diciamo, il cardinale cui sono e cui mi sento, diciamo, tra i cardinali del passato, ecco, cui mi sento particolarmente legato, è sicuramente il Cardinal Benelli, perché ho avuto in quegli anni un rapporto stretto, facilitato dall'amicizia e da un rapporto anche forte con il suo segretario, Monsignor Italo Taddei. Ecco, il ruolo di Taddei, che 98enne, vive a Roma nel Palazzo dei Canonici, lui è stato anche segretario del capitolo dei canonici di San Giovanni in Laterano, ecco, sa di questo evento e della presentazione del libro di Franco Mariani, ecco, non l'ha ancora letto e quindi vedremo poi la reazione, ma si fida, diciamo, degli operatori della comunicazione, quindi di Franco, oltre che, diciamo, dell'amicizia e della fiducia che c'ho in Franco. Ecco, Don Italo è stato
un segretario altrettanto importante, ecco, prima ho sottolineato la figura di Don Paolo Ristori, ecco, ma la figura di Don Italo, perché Don Italo era il compagno di seminario del Cardinal Benelli, no? Ha studiato insieme, ha giocato a calcio insieme, e quindi c'era una conoscenza, e quando il Cardinal Florit è stato nominato arcivescovo di Firenze, Don Italo, che aveva appena chiuso nel 1975 l'esperienza di conduzione di una casa per ragazzi orfani ed handicappati, portata avanti per tanti anni insieme alla sorella Anita, ecco, è stato chiamato in servizio qui dall'amico Cardinal Benelli dopo i primi tre mesi in cui la segreteria era, diciamo, seguita da Monsignor Re, poi Cardinal Re, e da Monsignor Oliveri. Ecco, una segreteria ben strutturata, capirete come strutturata è stata la segreteria che ha avuto poi negli altri anni il Cardinal Benelli. Anche perché ricordiamo che il Cardinale Benelli era soprannominato Sua Efficienza e, sì, era, e non solo c'era il segretario, ma anche tutto poi. C'era un apparato, prima di tutto perché lo lasciava intuire la presenza a Firenze di Re e di Oliveri, era in continuo contatto con Paolo VI, ecco perché non era stato ancora nominato il sostituto del Cardinal Benelli e quindi faceva da tramite, e per questo ci voleva una segreteria forte. Ma come, diciamo, ha strutturato il Cardinal Benelli anche l'ufficio della visita pastorale, l'ufficio della visita pastorale che poi ha avviato ed è stata completata la morte del Cardinale Benelli da Piovanelli, ecco, aveva delle figure di grande spicco, no? Come Monsignor Chiaroni, come Don Benito Caldini, no? E contributi vari. Ecco. E poi, diciamo, anche i tempi di Benelli collaboravano alla segreteria alcune delle figure che sono citate nel libro, Don Giancarlo Corti ad esempio, anche il rettore del seminario, ora Cardinal Gualtiero Bassetti, dava una mano in segreteria in quegli anni, perché Benelli non faceva sconti a nessuno, no, amava il suo clero, amava i suoi sacerdoti, amava i seminaristi. I seminaristi, ad esempio, e forse qui ci abbiamo, allora era un giovane seminarista il nostro vicario generale, se li portava dietro nella visita pastorale. A turno un seminarista accompagnava il cardinale e così dava un po' di respiro anche a Virgilio, che anch'io voglio ricordare perché mi ha consegnato puntualmente, con grande efficienza e con grande amicizia, tante, tante, tante omelie. Virgilio era qualcosa di più di un autista della Puglia. Buono come il pane, ma servo fedele come è stato fedele all'arma, ecco. Ed era anche un amico, e lo stesso nostro attuale cardinale, il Cardinal Bettori, ha avuto modo, ecco, di apprezzarlo e di conoscerlo e di esprimere il suo riconoscimento. Ricordiamo anche che Benelli diceva: un sacerdote, lo racconta Don Alessandro Martini, dice: un sacerdote non deve stare tre incarichi, non può dirsi di essere sacerdote. È vero, nel libro c'è questa testimonianza di Don Giovanni, ecco. E anche nel periodo del Cardinal Benelli ho avuto modo di conoscere meglio Piovanelli è una figura, ecco, centrale nella Chiesa fiorentina, non
non solo per il lungo periodo in cui è stato arcivescovo, ma già quando era parroco di Castel Sorrentino, ecco, di una parrocchia di frontiera, di una parrocchia non facile, e anche da parroco si è sempre applicato con grande fervore, con grande impegno a 360 gradi. Io mi ricordo ad esempio di averlo cercato, no, quando era ancora parroco a Castel Fiorentino, per chiedergli così qualche notizia sulla vicenda dell'isolotto e poi in seguito per altre cose. Ecco, anche nel periodo in cui era Castel Fiorentino, diciamo, era già apprezzato non solo dai suoi parrocchiani per l'impegno che metteva in parrocchia, per l'assistenza che dava agli anziani andando tutte le sere a trovarli all'ospizio, ecco. E quindi ricordo queste cose perché a mio avviso, anche se altri ne hanno già parlato, è bene metterle in evidenza. Ecco perché è stato un episcopato sicuramente importante, e Don Luigi è stato sicuramente nell'ultimo periodo il suo caro, fedele collaboratore che ha consentito di diffondere nei momenti di difficoltà della salute fisica, anche di non interrompere quel rapporto che Piovanelli aveva con i suoi lettori della domenica, che erano gli abbonati all'omelia del Cardinal Piovanelli. Ecco, erano omelie belle, E guai se non arrivavano, si scatenavano, può testimoniare Monsignor Luigi, la tempesta per chi non riceveva le mail. Ecco, io, cioè, diciamo, queste sono figure, quelle dei segretari, perché adesso ho parlato di cardinali, ecco, sono figure sicuramente importanti, poi anche i segretari che ho conosciuto in seguito. Ho avuto un rapporto con Don Paolo Brogi, ecco, Don Paolo Brogi è stato nel suo silenzio, nella sua prudenza, è stato un segretario che, diciamo, ha portato una bella testimonianza del ruolo, ecco, che deve avere il segretario, ecco, anche sul piano umano, no, perché, diciamo, segretario di un cardinale, segretario di un vescovo deve avere delle doti, non solo le doti, diciamo, di chi tiene in ordine l'agenda, perché ormai, come ha ricordato Franco Mariani a proposito del cardinale, dell'attuale cardinale arcivescovo, fa tutto da sé quasi, ecco, e quindi altre cose, ecco, competono al segretario, soprattutto un rapporto umano nei confronti con i sacerdoti, perché a volte, diciamo, fa da tramite e con il vicario, e col vicario generale, no, perché il vicario generale, non dimentichiamocelo, è il primo collaboratore del vescovo, ecco, e al vicario generale i vescovi affidano, diciamo, i compiti più delicati, delegano i compiti più delegati, ecco perché parliamo di segretari che sono importanti, ma dobbiamo, non perché c'è qui Don Andrea, ricordare anche il ruolo importante dei vicari generali. Ecco, io credo che il libro di Franco meriti di essere letto, perché così completa, ecco, il racconto della storia della Chiesa fiorentina degli ultimi 55 anni, diciamo, non è che riveli cose sconvolgenti, perché i segretari sono tenuti al silenzio, ma comunque è un libro che ci aiuta così a capire meglio lo stile pastorale dei vari vescovi che ci hanno guidato in questi 55 anni. Grazie ad Antonio Lomascio. Adesso ascoltiamo l'intervento di un collega che è stato per molti anni presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, ha lavorato all'Osservatore Romano, è stato vice capo redattore della testata giornalistica regionale della RAI,
è consulente dell'area studioso di antropologia cognitiva, Massimo Lucchesi. Questa circostanza, io vorrei essere breve perché siamo già alle 7:00 e vorrei semplicemente partire da questo punto abbastanza importante, perché sono i tre passaggi attraverso i quali si può pensare che queste persone di cui abbiamo parlato stasera sono inquadrabili, cioè messe davanti a una responsabilità spirituale umana. Certamente i tre punti su cui tutte queste persone di cui abbiamo parlato si sono ben dimostrati sono sicuramente la consapevolezza, la responsabilità e la coscienza associate all'umanità, all'umanesimo, di un modo di proporsi, principalmente considerando il fatto che la nostra è una natura umana che si apre, si distingue perché va poi verso la divinità, verso Dio e quindi verso una situazione di vita molto particolare e difficile da poter raccontare. Perché vi dico questo? Perché spesso e volentieri quando si va a raccontare alcuni dei passaggi che ci sono stati nella storia delle persone di cui abbiamo parlato, c'è sempre da considerare che questi due punti rimangono sempre un po' nascosti e sono i punti della preghiera e della spiritualità, perché si dà in qualche modo come se fosse sempre stato, che questi due momenti sono momenti riservati a quando si dice la messa o a quando ci si prega per il rosario o quant'altro durante c'è riferimento per le preghiere della giornata. Ma in realtà questa dimensione spirituale e di preghiera è una realtà che è venuta fuori attraverso tutto quello che è stato vissuto e fatto da queste persone. Io ho avuto la possibilità di avvicinarmi dal cardinale arcivescovo Giovanelli fino all'attuale, perché attraverso la televisione, cosa che purtroppo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, da quando ho lasciato la RAI, non avviene più, c'era una possibilità di trasmettere il significato e il valore non soltanto della preghiera, della spiritualità e dell'umanità, ma l'uomo che in quel momento aveva la responsabilità davanti a sé di essere pastore, come ha detto prima Antonio. Quindi questi punti sono preziosi perché ci rimandano a un'altra valutazione che deve essere fatta. Il più delle volte con i segretari che ho potuto conoscere, in modo particolare il segretario dell'arcivescovo Giovanelli, Monsignor Innocenti, era un continuo parlare, ma parlando di situazioni naturali, cioè avendo come punto di riferimento il valore che dovendo trattare qualcosa che andava in televisione doveva essere anche considerato per quello che questo sistema ci dava la possibilità di trasmettere. E contestualmente a questa dimensione che io ho sempre preso in considerazione proprio come un incontro che avveniva anche tranquillamente con il cardinale arcivescovo, perché con tutti i cardinali che ci sono stati, ma naturalmente là, poi anche un poco con il cardinale Venelli, c'è sempre stato un momento di incontro, anche rapido, in cui ci si ricordava di essere delle persone che si devono sentire vicine, unite e pregare. È una cosa che ve la dico di nascosto, perché naturalmente non vado a dirla in giro, ma comunque è bene che si sappia che la spinta emotiva a tenere in alto la persona umana e a tenerla in alto umana significava dare un valore spirituale a quello che siamo, nasceva proprio da questo incontro, da questo desiderio profondo. Preghiamo e viviamo in comunione assieme. Di questo vi devo anche ringraziare moltissimo per quanto riguarda il nostro amico Virgilio, perché con lui, altro che parlare col cardinale, si parlava molto di più e di cose profondissimamente collegate a situazioni anche gravi e pesanti. Ma Virgilio mi diceva sempre: Massimo, stai calmo, perché ero un pochino tirato su da quello che succedeva, e ricordati che noi dobbiamo lavorare per il bene della Chiesa. Ecco, queste parole me le sono tutte messe dentro, perché ancora oggi questo principio comunicativo e di accoglienza verso il prossimo, che siamo poi noi tutti, tutto il popolo di Dio, ecco, va considerata con grande attenzione. Quindi averla presa come giornalista
piuttosto riservato, perché a me non andava molto di fare le interviste più di tanto, però vi ricordo che negli ultimi 10-15 anni le interviste relativamente fatte per quanto riguarda la Pasqua e il Natale, poi anche altre, tra cui quella della Assunta, tutte queste interviste sono state fatte da me, che con l'accordo con i cardinali che ci sono stati, per contro Piovanelli, dobbiamo ricordare anche il cardinale Vettori, il cardinale Antonelli, sono sempre state motivate e messe in campo in un modo tale che non fossimo troppo, come si dice, ecclesiastici nel punto di vista di far vedere quello che facevamo e di quello che si sentiva, ma aveva una dimensione che si portava più in avanti. Noi vedevamo e ascoltavamo qualcosa che toccava il cuore della nostra mente, della nostra intelligenza, della nostra spiritualità, e che creava una condizione attraverso la quale migliaia di persone potevano fermarsi sia pur poco a comprendere che cosa potesse significare una circostanza in cui si poteva fare un'intervista all'arcivescovo, oppure anche altre dimensioni in cui l'arcivescovo è entrato a far parte. Pensate un po' al sinodo, anche per quella circostanza ci fu molto da lavorare, ma ci fu anche molto da dire in maniera tale che fosse capito da chi magari cristiano o cattolico non era, ma era interessato. Ecco. Quindi queste sono piccole dimensioni, si potrebbero dire anche tante altre cose, però ho voluto segnarvi in maniera molto precisa che cosa significhi essere di fronte al problema a cui raccontiamo l'esperienza del passato, qualcosa che non si può considerare che si stacca perché non siamo più nella condizione di essere nominati vescovi o segretari, anzi segretari ancora di più, perché spesso e volentieri com'è possibile non credere che un segretario interessato dal vescovo per una notizia non abbia avuto una risposta buona da dare come consiglio all'arcivescovo? Possibile, penso che sarà successo diverse volte, sotto e nelle chiusure di stanze dove si parla da soli, ma questo è importante, il valore di un segretario che oltre che essere segretario, cosa di cui come abbiamo visto il nostro cardinale arcivescovo attuale cerca di essere il meno possibile, perché cerca di essere sé che fa da tutto, ma non tanto perché non vuole il segretario, perché intende che il segretario faccia anche altre cose, è importante, è fondamentale, no? Quindi sono delle dimensioni che strutturano delle modalità di azione che dalla nostra parola, che sono molte, che parlano tanto, diventano delle dimensioni che sono pratiche, costruite, fatte, venute fuori da una base che parte da queste valutazioni che abbiamo fatto. Ecco, questo mi sembrava molto importante da sottolinearlo, proprio per l'importanza della comunicazione che la Chiesa fiorentina, grazie alla presenza e alla responsabilità dei nostri cardinali arcivescovi passati e presenti attualmente, è possibile svolgere. Si potrebbe fare anche di più, ma non c'è soltanto la televisione, io potrei parlare di quando sono stato in Vaticano per 4 anni, e lì abbiamo dovuto tenere molto spesso i rapporti con la diocesi, perché diverse iniziative che venivano fatte, alcune notizie che venivano diffuse, non erano notizie, ma erano valutazioni che si facevano telefonicamente. C'era un passo molto importante in quel momento tra l'arcidiocesi e la segreteria di Stato. Non era proprio la segreteria di Stato, era il sostituto, sostituto alla segreteria di Stato. Ecco. Poi non ho visto, non ho sentito, forse sarà stato, perché uno dei vicari e anche segretari è stato anche Donaino, in qualche modo, non so per quanto tempo, però ha avuto la responsabilità di essere chiamato a fare il segretario. E questo è importante, me lo ricordo ancora, per un motivo molto semplice. In quei tempi si stava sviluppando la realtà dei movimenti ecclesiali, che erano pochi, ma comunque si stava snodando un poco il ruolo dell'azione cattolica. In quella circostanza Donaimo ha sempre insistito, anche se il numero delle persone dell'azione cattolica nelle parrocchie diminuiva, perché venisse portata avanti questa esperienza, che col tempo poi è un pochino discesa, ma che comunque era un'esperienza, come vi ho detto prima, importante, perché conservava e facilitava l'unità dell'essere della Chiesa fiorentina. Quindi
non è che ci fosse bisogno di essere soltanto membri dell'Azione Cattolica, ma a quei tempi che stavano nascendo altre realtà era importante ricordare che pur nella diversità delle realtà che sono rappresentate oggi da tutte queste molteplici presenze, possano rimanere sempre unite. Ecco, quindi una Chiesa unita che è capace di presentarsi al mondo attraverso i pastori, i vescovi, i cardinali, gli arcivescovi e anche i segretari di cui abbiamo parlato, con questo intendimento di essere capaci di mantenere una comunione e un'unità che ci fa essere veramente persone che in Cristo trovano il fondamento della loro consapevolezza cristiana e nella spiritualità della Trinità raccolgono tutto quanto serve per sentirsi dire che veramente siamo uomini e donne da Dio. Grazie a Massimo Lucchesi. Adesso direi l'autore vi esorta a qualche riflessione dal pubblico. Non so se c'è Sandro Gori che, visto che suo padre è stato ricordato più volte, vuole magari fare un saluto, ci fa molto piacere. Grazie Sandro. Grazie a tutti e mi sono emozionato a sentire le belle parole che avete detto di mio padre. Sì. Mio padre è stato un uomo molto riservato, molto particolarmente riservato, e quindi sentire il vostro elogio sicuramente gli farà piacere, sicuramente ci sente, ci guarda e ci accompagna in tutti i nostri passi, come ha accompagnato questi grandi personaggi della Chiesa Fiorentina. Niente, non c'è altro da dire, è questo. Grazie veramente di cuore a tutti, è stato un piacere di voi. Grazie Sandro. E grazie a questo grande scrittore. Grazie Sandro Gori. Il sindaco di Caprile al Limite, Alessandro Giunti, se viene veramente per un saluto, grazie. Come è parente di Monsignor Isaro Sardei, e Monsignor Isaro Sardei tra tutti i segretari è forse quello meno conosciuto e sicuramente più ricordato. Sì, anch'io sono emozionato perché io ero piccolo quando mio zio era, dico si chiama zio anche se è cugino di mio padre, ma c'è sempre stato un rapporto forte, specialmente con mio padre, quindi era considerato davvero un fratello, perché poi era il collegamento, il cugino preferito, si trovavano come carattere, perché mio padre è morto che è pochi anni, e quindi ecco, per noi era zio Italo. Io da bambino mi ricordo andavo prima da casa del fanciullo a Pistoia e poi quando lui fu nominato segretario del cardinale Benelli, quindi mi ricordo questa figura importante. Io ho conosciuto alcune volte il cardinale Benelli, una volta era un campo scuola delle opere di viaggio della gioventù Pinarpioni ad Avena e mi vide apparire il cardinale in costume, cioè, mi hanno detto te tu sei nipote di Monsignor Taddei, e quindi ecco, lo conobbi in quell'occasione lì. Il mio zio ecco, ha sempre vissuto questa cosa del segretario, però con molta umiltà, cioè lui mi ricordo che tante volte il cardinale gli chiedeva a Dio, gli diceva di essere nominato Monsignore, o non ne voleva sapere. Mi racconto questo piccolo aneddoto, le sue sorelle, le sorelle non sposate, vivevano con lui, gli dovevano fare le magliettine di cotone, insomma le maglie che si portano sotto le giacche, a mano, perché se le compravano lui le regalava, c'era la gente che le rubavano male, quindi questo era il signor Tardelli, questo è il zio. Erano ottime cuoche. Sì, specialmente una. Specialmente Anita era riusciva a farla mangiare con pochissime cose, anche perché quando era l'esperienza con i bambini del centro di Pistoia. Forse è poco conosciuto perché lui veniva dalla chiesa di Pistoia e quindi era questo rapporto forte con il cardinale Benelli, però insomma ecco, lui non ha mai rinnegato questo rapporto con la chiesa di Pistoia. Credo che sia felice di questa cosa, l'ho sentito e mi ha detto che insomma, ha detto a mio fratello che era contento, non preoccupato. È stato purtroppo una persona di 99 anni, chiama per telefono e chiama me, mia moglie, i miei figli, insomma. Legge attentamente Toscana Oggi, lui è informato sì. Sulla vita non solo di Firenze ma della Chiesa Toscana, la Toscana Oggi sì. Che legge a Roma.
Vero, vero. Quindi ecco, allora penso di andare a trovarlo e gli racconterò questa esperienza. Però davvero ringrazio per questa parola, perché ci sentiamo davvero orgogliosi di quello che ha fatto il nostro zio. Parlo non io, parlo anche di tutta la famiglia, i miei fratelli che oggi non sono potuti venire, perché appunto ecco, è un rapporto con lui veramente, veramente forte. E quindi ecco, grazie. Grazie.